Eccoci qua a Sognare si può buongiorno con il nostro appuntamento con Alfonso Aldo Baraldo. Ciao. <ride> Ciao. Ciao a tutti. Dove andiamo? Dove andiamo? È il nostro appuntamento del lunedì. di inizio settimana, inizio così vediamo settima dove andiamo esatto. a finire. Proviamo a guardare. <ride> <Iniziamo> la settimana, <ride> la Proviamo prossima. a dargli un occhio. Se, se riusciamo a vedere una, una direzione. Tra l'altro voglio iniziare subito salutando Fernanda, che ci augura il suo buongiorno. Grazie di essere con noi, Fernanda. Allora, eh, scusate, ho la coda storta oggi. Non riesco a metterla dritta, non, dritta, non lo so, mi crolla. Sarà, <ride> io, un, sarà un segno. Io spero eh, sarà un segno. Dici, sarà un segno beh, so. no? <ride> io spero che lunedì prossimo, la trasmissione di lunedì prossimo saremo ancora più più liberi no? Saremo ah, un, po me più, lo auguro. un po' più speriamo, aperti già, speriamo, già cambiamo di colore cambia, esatto spera. speriamo gialli. ce lo auguriamo veramente con, con tutte le novità con tutte le novità del caso assolutamente no? speriamo speriamo di essere gialli speriamo di essere aperti eh, ma ma mh, allora, come, come dicevamo, noi ci stiamo preparando bravissimo. Anzi, allora, raccontami. Anzi, siamo pronti. Bravissimo. Siamo se, pronti a partire. Siete pronti in che senso? Siamo pronti a partire già dal, dal primo di maggio, perché ovviamente il 26 è lunedì, quindi abbiamo eh. ancora quei quel po' di giorni per prepararci. Siamo, siamo pronti dal, dal primo maggio a partire con, eh, Sicuramente con, con il pranzo, con, con la cena se ce la fanno fare. No? Con, esatto, siamo, appronteremo in settimana lo spazio. Lo spazio esterno eh, per cui per eh, allestirlo, per, eh, per mangiare quindi, o per bere, insomma per, per passare un po' il tempo no, eh, in, sì, per ricominciare... in libertà, sperando che il tempo poi sia. Eh, sì, clemente, clemente, esatto, che, perché poi c'è anche fosse. questa, questa chiaro, variante. Chiaro, la che... variante del tempo Beh. Sarà, sarà come sempre, fantoziana. No? Lo sappiamo, no? sai che sarà, <ride> sarà così. Ce ne andiamo in no. giro con l'ombrello. <ride> Però dai, stiamo, cerchiamo di, di ricominciare. Non come magari è stato due anni fa, cioè come il 2019, ma cerchiamo di approntare qualcosa di, di alternativo. E, mh, per, per poter ripartire, no? per passare una bella estate insieme con, con tanta musica, il ballo non lo so perché siamo in attesa di, di, di notizie, ma certo. eh, vedremo, vedremo cosa sarà possibile fare. E, e, ma spero che sia un'estate in, in compagnia. Noi sicuramente saremo aperti tutta l'estate, esatto? E, cioè, eh, voglio eh, dire. Di Ripartiamo, ho sentito degli, de, degli amici questa mattina, quindi mh, ma ripartiremo anche con, con i concerti di jazz, oltre di quelli sì, i concerti un musica un di leggera, musica leggera, eccetera. Eh, quindi, che poi la musica, boh, insomma, lo sappiamo quanto importante sia no? eh, nella nostra vita, ne abbiamo parlato con diversi nostri ospiti, eh, è importante cioè la, proprio la, la, la carica che ti dà il condividere la musica e, e possibilmente in tutte le, le sue forme però insomma per come si può perché poi ovviamente adesso eh, si, si tratta di ah, capire mh, come diciamo che, che se riusciamo il, la, la musica è, la, è quello che aggrega un po' di più no di, delle, tra le varie arti Adesso esatto. eh, lasciando stare il ballo, ma il ballo comunque è legato alla musica, no? è una conseguenza assolutamente è una conseguenza della musica. Quindi ripartiamo dalla, dalla musica e dal, dal buon cibo, no? che, eh, sì, la condivisione sì, del cibo, sì. È, sì. che è, poi ragazzi fa parte della. Esatto. Quanto è bello noi. perché eh, poter mettersi. Veramente intorno a un tavolo, anche con una ta tavola semplice, no? Voglio dire, una pizza, non è che uno debba eh sì, mangiare no, no. necessariamente un, un, un piatto di pasta, che ne so. ma è proprio l'idea di poter di nuovo decidere: di, 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 ma vado a mangiarmi una pizza, ti vado a condividere un momento. E sì, se sì, socializziamo, sì, ritorniamo, sì, sì, ritorniamo sì. A, a socializzare. Quanto, eh, sì, che, che è una mancanza, cioè io sento, oh, la, è la cosa che forse ho patito di più e guarda, io non sono una persona realmente molto, uh, cioè non esco spessissimo in realtà, uh, al contrario di quello che magari si pensa, io adoro stare a casa, però mi piace l'idea che quando mi viene il desiderio, quando si organizza, quando magari... Eh, no di poterlo fare, quello che più mi, 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 mi disturba in questo momento è che magari, eh, non so senti una persona e dici ma andiamo no, no. non andiamo <ride> non andiamo. anche perché non tra l'altro se sono le 18.01 non ti puoi pigliare manco un caffè no. Cioè, no. anche le, quelle cose più semplici incroci una persona per strada che non vedi da tanto tempo, dici dai fermiamoci un attimo a prenderci un caffè se sono passate le 18 non puoi fare neanche no, quello posso stare in mezzo alla strada. Esatto, che, che è anche un po' imbarazzante. E passa sì. poi ti passa anche la voglia, esatto, certo, certo, esatto. certo. Quindi questa cosa qui... No, no, ma guarda, eh, eh, io sono, sono positivo, anche perché se non lo fossi, guarda, wow, un anno certo. sarebbe, sarebbe un disastro. Però eh, sono positivo e credo che se tutti gli addetti al, a questo settore, che è il settore della Dell'intrattenimento, del divertimento, della, del, del sociale. E, se tutti noi facciamo le cose come dobbiamo farle, quindi con, eh, con responsabilità, eh, secondo me possiamo veramente passare, iniziare a passare una bellissima estate, poi di conseguenza eh, ci porteremo questa eredità per l'autunno e via dicendo esatto abbiamo tutti mm, tanta speranza sì, sì. Tanta, tanta speranza e tanto entusiasmo ma mi raccomando tanta responsabilità per cui ci saranno sicuramente delle regole e queste regole vanno rispettate la gente deve capire che, eh, che io farei entrare tutti No? Nel, nel mio locale così come non solo io ma tanti altri ma sicuramente però bisognerà, bisognerà avere rispetto per cui se dobbiamo stare fuori staremo fuori se piove porteremo l'ombrello e... E, <ride> e via cosa così devi fare, ma certo, certo, <ride> purtroppo, certo purtroppo è così sperando che, che passi che le vaccinazioni continuino a crescere i vaccinati continuino a crescere per per poter ricominciare. Esatto, anche perché più, eh, più numerosi saranno eh, i vaccini effettuati e più eh, ci sarà eh, pian pianino la libertà di muoversi. Sì, poi sai Ivana, io e te non contiamo niente, nel senso che... Certo, hai ragione. <ride> facciamo, facciamo quello che ci viene detto di fare tendenzialmente e lo speriamo, più che, più che augurarci che... Che lo dicevamo l'anno scorso, ma continuiamo a dirlo adesso. Lo che diciamo... va tutto bene, no? Esatto, non possiamo, non possiamo far altro. Quindi... Sì, sì. La differenza, se vogliamo. Ciao, grazie, Antonia. Buon pomeriggio. Io vedo eh, diverse persone passare, ma non mi fa vedere le faccette. Sono 11-12, ma non riesco a vedere i non nomi vedete, oggi. Non, vedi, non, vedi non nomi. lo so. Scusate se non riesco a salutarvi. Metteteci un commento, così forse me lo fa vedere. Vi posso, non vi passano, posso salutare. Non passano no, sul telefono, no? Esatto, vedo vedo i numeri ma non vedo oggi non mi fa vedere le faccette che vi eh, devo vabbè, dire vabbè. Eh, però consideratevi davvero tutti salutati eh, grazie 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 per essere con noi Certo siccome tu eh, dicevi insomma siete pronti avete già programmato pensato poi dopo condivideremo le date eccetera quindi musica concerti ovviamente all'aperto e diciamo voi siete anche a scuola sì sì, sì certo eh, diciamo che anche da questo punto di vista dovrebbero esserci un po' di ma io, io, di mi, auguro, in io mi, auguro, senso. mi auguro che eh, oltre alle, alle lezioni all'aperto che so che, eh, che molti maestri tipo chi fa zumba piuttosto che yoga piuttosto che altre, altre discipline di questo tipo stanno già facendo hanno già fatto anche durante l'inverno all'aperto ma proprio per mantenere viva eh, viva questa cosa e anche per vivere l'oro eh e certo. eh, sì perché voglio eh, dire tra ma... l'altro mm, così, tra... sì, 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 certo. così giusto per è che eh, oltre a essere un'attività piacevole che di solito le persone fanno con grandissima passione eh, eh, sì, sì, spesso sì, è... è vita per nel noi è anche vita è, certo. eh, è sì, lavoro è lavoro anche è no? lavoro. quindi ecco quindi ci auguriamo effettivamente di poter tornare a lavorare insieme anche alle alle, alle scuole di ballo e esatto. ai maestri di ballo e perché boh, questo ce lo auguriamo non si è ancora capito eh? in effetti eh sì, non abbiamo ancora capito perché c'è chi dice il 26 chi dice metà maggio chi dice dall'inizio di giugno non si capisce cosa sono questi sport di contatto eh, se lo sport di contatto, solo l'aperto al chiuso. Anche... Mm, sì, certo. Vedremo, vedremo strada a fa... faccia. Cioè, purtroppo forse abbiamo iniziato troppo presto a fare questa trasmissione, no? cioè abbiamo iniziato. Eh sì, vabbè, allora noi... <ride> Avessimo iniziato <ride> oggi, allora potremmo fare. Eh, solo che è un mese e più che, che continuiamo a dire no, eh, sì, no, faremo, ma è appena. è eh, no. Boh. No, però dopo, do, allora cerchiamo anche di essere obiettivi. Noi sì. abbiamo iniziato eh, sperando: eh, diciamo, con, dei, con delle speranze, con dei progetti, no? ci andiamo ad aprire. Però c'è anche da dire che qualcosa comunque si è mosso nel frattempo. Poco sì. lentamente, lentamente, perché lentamente, bisogna certo. essere anche obiettivi, anche Ale. Però eh, è, è vero che eh, soltanto una settimana fa. Non sì, era ma... neanche in discussione, no? Pensavamo io, in effetti, no, su questo hai, no? per, hai perfettamente no. ragione. Perché fino, fino a una settimana fa si pensava forse all'inizio di giugno, adesso, adesso, le ultime notizie ci, molto probabilmente ci permetteranno di fare delle cose già da, da fine mese, no? quindi dall'inizio di maggio. Diciamo, per noi de, del mondo del divertimento dal primo maggio, no? che è la, sì. la prima festa, la prima data, esatto, la che data però, disponibile. Esatto, che però bisogna mm. capire eh, il primo maggio, se, se il primo maggio saremo ancora rossi, nel senso, eh, con il discorso sai che le feste rimaniamo rossi per poi ah, diventare gialli, questo, dopo, questo, questo ancora so, non, questo. non è dato sapere. Noi, ma... noi diciamo che stiamo programmando ovviamente... E la programmazione che stiamo facendo adesso è fatta sempre col punto interrogativo. Esatto. Fino al giorno prima, anzi fino alla mattina, non sappiamo <ride> cosa, cosa si può fare il pomeriggio, però no, diciamo certo. che noi ci stiamo organizzando dal primo maggio perché da quello che sembra... Così pare. Così pare che dal 26 comunque tutta una serie di cosine si possano si possono iniziare a fare, esatto. per cui noi piano piano inizieremo anche noi. Quindi. Noi ci siamo, io invito tutti, tutti quelli del nostro settore a, a darsi da fare, no? a dare un segno di, di ripresa mh, sperando di essere sempre in tanti. No? Assolutamente Perché, sì, questo... eh, <ride> voglio fare un salutone grande alla nostra dottoressa Stefania Rubatti, buongiorno Francesco Murlo, un altro artista, eh, Luigina Micolano, io vi ringrazio, vedo passare un sacco di... Di, di like, Dai, eh, però questa, non, non vi vedo, bella. però vi ringrazio di cuore per, per esserci. Perché è, è importante anche questa condivisione. No? Eh, diciamo che molti settori sono andati in, in piazza per, dire, per far sentire la propria voce. Parliamo eh, di artisti, parliamo appunto di ristoratori, parliamo di palestre, parliamo. Però di tutto il settore in realtà, perché di fatto è vero che eh, le palestre, per esempio, o le vostre attività, la danza, eccetera, sono state praticamente chiuse. Chiuse. Pss, chiuse, mm. appunto. <ride> chiuse. <ride> Però è anche vero che anche coloro che sono stati aperti, a parte alcune, eh, diciamo, mh, Fette, microfette di mercato, eh, magari più fortunate, perché c è, c è, parliamo di alimentari, parliamo magari di farmacie, parliamo di quelle attività che bene o male non si fermano perché eh, sono proprio di, di generi di prima necessità. Gli altri, bene o male, hanno patito tutti, chi proprio tantissimo, nel senso che chi non ha lavorato, ovviamente, eh, cioè, ha patito di più, perché se tu non lavori. Ovviamente non hai nulla, ma anche le altre attività hanno tutte sì, sì, anzi, molto, anzi, molto sì. rallentato. Ci sono state attività che, che hanno han potuto aprire, ma forse era meglio che rimanevano chiuse. No? Ci ma sono, sì, perché poi il discorso eratto, hanno... è, è molto complesso, nel senso che eh, delle volte bisogna veramente fare due conti. Se ti conviene aprire, perché già tu hai dei costi fissi eh, a prescindere, che Chiaro. tu sia chiuso o aperto, eh, se apri e non ti entrano eh, importi a sufficienza a coprire né le spese eh, diciamo che tu sai che hai fisse, né quelle che devi affrontare per eh, magari organizzare un'attività, per la quale tra l'altro è difficilissimo programmare, perché già la vostra no, no. è un'attività no, ma... di programmazione sempre. Certo. Ma in questo caso è più difficile che mai. Come fai a immaginare quanta gente ti ordinerà piuttosto che non ti ordinerà? Uh, no, anche perché una, io io ti dico, io, io, se tu guardi in centro, ad esempio, ci sono, ci sono tanti bar che pur potendo fare sport non l'hanno fatto, cioè hanno scelto eh, piuttosto di stare chiusi, perché sicuramente sicuramente non riuscivano a, a salvarsi le spese no? facendo questo, questo tipo di attività. Cioè, eh certo. Un bar non vive, non vive solo di caffè, ma vive di, di tutta un'altra serie di cose esatto. che, che se gli vengono, vengono a mancare eh, portano via. Quello che è il guadagno. No? Allora eh. per lavorare, per pagare le spese, tanto vale rimanere, rimanere in attesa. Di... Esatto, eh, esatto. Per noi, noi siamo stati chiusi, ehm, è stata, è stata una, una mazzata molto grande per molti. Eh, noi fino a questo momento l'abbiamo retto, abbiamo retto anche perché la proprietà dei locali ci ha permesso di reggere, sì. ehm, però abbiamo bisogno di lavorare. Cioè, tutti, per cui. Ma certo, dignitosamente, cui, dignitosamente. Uno non sta, chied non sta chiedendo, chiedendo niente, solo, no? Stiamo chiedendo solo la dignità per tutti di lavorare. Lo dicevamo prima di iniziare la trasmissione: ci sono mh, troppi cavilli, ci sono troppe eh, cose contorte, no? Per cui abbiamo sentito dire che molto probabilmente da giugno si riaprirà, ma dentro non si potrà mangiare solo fuoco. Cioè, la sera, il pranzo sì dentro ma la sera no, sono queste cose che rovinano tutto il settore. Allora, o sì o no, non pranzo sì, cena no, cena sì, pranzo no. Cioè, sì, sì, non ci finanziamenti cattivi. Anche perché sono sempre i soliti favoritismi, no? perché ovviamente facendo in questo modo privilegi, che ne so, il, le spiagge, i chioschi al mare, chi è che ha l'attività. No? chi è che ha un bar in città cosa fa? Chiude, non no, può fare... esatto. anche se fa caldo, se è un dehors con due persone? cosa fa? Cioè, con, con due tavolini cosa fa? Beh, fa... Cioè, esatto. Sa... E, quindi bisognerà eh, lo, lo, dicevo, lo, lo dicevamo all'inizio, con tutta la responsabilità del caso, usare quello che ci viene dato per poter sopravvivere. Quindi eh, facciamo attenzione, usiamo quel questo diciamo briciolo di libertà che ci viene data e non, non buttiamola via, cioè usiamola per comportarci in maniera, in maniera corretta e, e solo così potremmo, certo. potremmo superare que tutti questi contorcimenti. Eh, no? Esatto, esatto. Senti, voglio fare un saluto, ringrazio Lorenzo Carlos che... Ciao, ci mando un saluto, un saluto a voi due come sempre. Voglio mandare un saluto a Phil Conti, a Franco Minichelli, Angelo, ciao Angelo Finiguerra. Angelo Finiguerra è uno dei tre autori con cui, ti dicevo, fuori onda, abbiamo fatto questo evento, tre autori. In libreria. Eh sì, per due ore qui alla Libreria Belgravia. Ciao ragazzi, ciao Angelo, ciao a tutti. Grazie, grazie, grazie. Giusi Di Leo, Lillo Baglio, ciao Lillo. <ride> Lorenzo Carros dice: Questo momento dovrebbe ancora di più far unire le forze sia con quelli che erano grandi. Eh, realtà, e, eh, sia con quelli piccoli, ma forse è utopia. Ma io guarda, me lo auguro, me lo auguro di cuore perché mh, in realtà eh, le realtà, e eh, perdona il gioco di parole, sono talmente diverse che non dovrebbero uh, creare neanche problemi gli uni con gli altri, non so come dire, perché le piccole realtà hanno uh, degli obiettivi diversi rispetto, hanno eventi diversi, quindi dal mio punto di vista bisognerebbe semplicemente pensare a lavorare tutti quanti, uh, possibilmente non facendosi la guerra, perché sarebbe la guerra tra poveri, no? Cioè, nel senso che, che senso ha? No, no, certo, certo, ma infatti, ma infatti il discorso... Quello che dicevo era che molto probabilmente non è che eh, io eh, che ho il Deor eh, devo essere contento rispetto a quello che non ce l'ha e diciamo che tutti dovremmo, eh, non dico avere il Deor ma che tutti dovremmo lavorare, avere la esatto. possibilità di lavorare. Ovviamente se io ho solo uno spazio interno è che fatemi lavorare. Metà, in sicurezza, in sicurezza certo, come, però da come, poter. come cerchiamo tutti di fare, esatto. anche perché come dicevamo anche fuori onda, no? Dici, io, ho, eh, io ho lo spazio fuori, vieni giù il di Novi universale, devo quelle persone poter pensare di metterle dentro, devo pensare Magari di, di metterle farle... dentro, eh, oh. devo pensare di, di aver eh, acquistato della merce e, e di dover, ovviamente, non posso far pagare no? la gente che che Scoppia un temporale, cosa fa? Anche se mi ha ordinato, ma anche se non mi ha ordinato, mi ha prenotato io la roba che, che ho comprato, cosa ne, cosa ne faccio? Esatto. Cioè, che ho comprato certo. perché ma vado su prenotazione finché vuoi, ma cosa faccio? La devo spostare dentro, ma non posso spostarla dentro, per cui devo rimandare. Chi è che mi viene a suonare perché fa, fa un piccolo concerto, fa anche solo musica d'ascolto e tutto, cosa faccio? Le dico grazie, piove, non ti pago? Cioè, eh, sì, esatto, ci sono dei meccanismi che probabilmente. Molto, molto probabilmente chi. Ma questo è storico. Eh? Cioè, sì, no, sì, nel, sì. Chi fa le leggi nel nostro paese, il più delle volte non vive quello che è la realtà. Cioè, e eh, eh no, eh no, perché se non perché fai quel tipo di attività, tu non, probabilmente puoi non... immaginare, ma non hai la più pallida idea di cosa. Cosa vuol dire tipo? un ristorante che può, cioè, può far da mangiare cioè, può servire da mangiare solo fuori? Con... Non, 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 si, non si comprende. Cioè, no, non, ci sono quei non, misteri. Esatto. Non si comprende cosa voglia dire, ma le, questo lascia adito a 50.000 interpretazioni però. Eh sì. E quindi... <ride> <No. ride> quindi... Sai Faccio... che cosa penso però? Hai tutte le ragioni mm. del mondo, ma io credo, eh, te lo avevo accennato così fuori onda prima di iniziare la trasmissione, credo che questa parte andrà pian pianino a sistemarsi, mi auguro, perché è talmente ehm, incongruente che, eh, siccome non ha alcun senso davvero, eh, dal mio punto di vista eh, hanno creato diciamo, una sorta di base, di, di bozza, come posso dire, e poi via via si stanno rendendo conto che hanno detto cose senza alcun senso, per cui necessariamente dovranno eh, mettere a posto Passe. e aggiustare il tiro. Secondo me sì. Perché viene fuori l'incompetenza no? di uno che non conosce il mestiere. Secondo me sì, perché, perché ripeto: noi abbiamo detto cerchiamo di essere, eh, di essere responsabili proprio perché ci si augura che, eh, che queste, mh, io le definisco un po' sciocchezze, no? eh, vengano, sì. vengano eh, riviste. E, ed adeguate, no? perché se, non è comprensibile che in uno, in uno stadio, eh, stadio possano affluire? Eh, uno stadio, si parlava dell'Olimpico no? di Roma, possono confluire 15.000 persone e 15.000 persone, comunque, sono tanta roba. Sono tante, cioè, no? No? <ride> su sì, su sì. 60.000 è un quarto, ma, ma sono tante sia per entrare sia per uscire c'è cioè, sì, una... cioè, le... proprio un lavoro anche per coordinarle e non possono magari entrare in 15 in un locale di 1000 metri quadri perché non possono, non possono cenare all'interno cioè, sono, sono un po' di, un po di assurdità eh, che appunto come, come dicevamo prima molto probabilmente si spera che vengano che vengano riviste, riviste, riviste esatto. soprattutto andando avanti per questo dobbiamo cercare nella prima fase tutti eh, nel mese di maggio di essere di, di non avere il libera tutti no? di non fare il libera no, esatto. tutti facciamo ciò che vogliamo ma, sì anche perché francamente eh, un nuovo blocco sarebbe insomma abbastanza Veramente sarebbe un disastro, e se per non dire anche altro. Eh, sì, esatto, è chiudiamo. veramente. Abbiamo chiuso. Facciamo, Voglio mandare un saluto altro. a Danila Prinzio, Agostino Di Gennaro. Ciao, un saluto, un abbraccione a tutti quanti, veramente. Grazie, grazie. Eh, senti, abbiamo due minuti. Prima della chiusura che cosa vogliamo dire? Intanto ci diamo appuntamento a lunedì prossimo Ragazzi. sperando di dare proprio delle date, dei programmi, eh, di poterli condividere, ecco perché tu ce l'hai già, diciamo già. Eh sì, io io già, ho già, io ho già, io ho già tutto. Io sono già pronto, <ride> io lo son già pronto. <ride> sono già pronto per partire. Aspetto solo il, il via ufficiale, ufficiale certo, no? perché, certo. Perché non è detto che il 26 il Piemonte dica: Siamo gialli, no. no? È chiaro che noi siamo sempre lì no, così siamo, no? con questa spada di Damocle sulla testa. Ovviamente abbiamo, abbiamo già programmato un po' tutto. E, mh, invito, ma Sempre perché noi siamo qui, non, non per, per me, no? cioè Nel senso, non è la trasmissione dell'Aldo Baraldo, questa è una chiacchiera. È uno sì. spazio aperto, aperto a tutti. Eh, invito quindi tutti quelli che vogliono far conoscere quello che, che fanno o che faranno in questo periodo di scrivercelo. No? In, e noi lo, dire, lo non, leggiamo, lo condividiamo siamo, con molto piacere. No, siamo assolutamente, assolutamente sì. Mh, come dire gelosi dell'attività che facciamo, quindi anzi, contenti benissimo. Siamo anzi no? contenti andiamo, andiamo a condividere nel condividere, sì, andiamo a condividere tutto. Conoscere e condividere le iniziative di, di tutti, eh, per, anche perché voglio dire, secondo me, col desiderio che tutti noi abbiamo eh, di poter tornare a vivere una semi Normalità, perché normalità prima che tutto torni, come prima, secondo me non so se ci tornerà, ma comunque passerà del tempo, no? ancora ovviamente. Però abbiamo bisogno di, abbiamo tanta voglia di socializzare, di tornare un po' anche a vivere, a goderci di quei momenti eh, di condivisione, perché come dicevamo eh, l'essere umano è. È un animale sociale sì, e quindi sì, sì, sì. abbiamo bisogno di quei eh, momenti di condivisione. Un mese un mese fa, un mese più fa, quando abbiamo iniziato, eh, avevo, avevo posto una domanda, no? Sì. Eh, che era quella da dire, ma se noi aprissimo, chi di voi verrebbe? Perché tutta questa voglia di aprire, ma poi... Alla gente interessa che noi riapriamo, era, era un po' questa la domanda, Ma, no? sì, sì, esatto. eh, a cui tutti avevano risposto con entusiasmo, come dire, mh, appena apriamo, appena, sì, adesso sì. io non ti nascondo e questa è una sensazione che sto provando già da un po' di giorni, eh, che mi fa paura, cioè nel senso mi fa paura riaprire, nel senso che eh, tu dicevi prima, la gente ha tanto entusiasmo, quindi... Eh, è pronta, no? basta che, che, che diciamo che riapriamo, la gente ci sarà. Eh, però da parte mia, di, di quello che deve aprire, eh, ho una sorta di paura, di timore. Non, ho, non sono così eh, entusiasta. È un po' come quando sai devi partire sì, e vai sì, in sì. vacanza che, eh, che, che sei questo, contento però un, un po' di... il mese prima dice ah non vedo l'ora il giorno prima ti viene il magone perché questa cosa di partire e ti sì. prende un attimo sì, sì, ecco sì. È in questo momento che, in cui si avvicina questa fatidica data di un'eventuale apertura non ti nascondo di avere un po' il timore di, di, di affrontare <ride> di affrontare la realtà e la cosa nuova no? di quello che sarà sì. è tu un, pensa... un po' così sì, sì, ti capisco Capisco perfettamente e mi viene un po' da sorridere in maniera un po' amara, no? Sì. Nel senso che abbiamo talmente tanto bramato questa normalità, questa che è, è, è tutto quello che ci ha girato intorno, comunque, in qualche modo ci ha condizionato tanto da, eh, Permettimi di dirlo, cioè, la tua vita era aprire tutti i giorni. Sì, sì, cioè, sì non chiaro, è che chiaro. A, cioè, non io. è che stiamo parlando oh, di qualcosa. sempre di... fatto sette giorni su sette. Esatto. Per, per e adesso eh, l'emozione di, di dire, insomma, la titubanza, il timore di dire come andrà, come non andrà, no? Tal talmente tanto ci. ci siamo sì, stati sì, sì, in siamo sospeso questa che, sindrome di Stoccolma, no, di innamorarsi dei propri carcerieri no? quindi siamo quasi, quasi dispiaciuti che ci lasciano, ci lasciano andare No, no questo no ma, no, ma comprendo perfettamente un magari tutto questo, una serie di dubbi, anche di, di timori come devo fare, come devo muovermi, come andrà come non andrà, è normale no? si, ri, si riapre, se si riapre ma non così liberi eh certo. come prima quindi siamo almeno questa è la prima fase, poi magari dopo due giorni... Ma sì, ma magari anche solo dopo un'ora. Un no? esatto. <ride> magari è così, però, è però è non che... ti nascondo che c'è tutto questo timore dietro eh, di, di, di una riapertura in sicurezza, di, di anche solo fare la spesa, cosa compro, cosa facciamo da mangiare, eh, come mettiamo i tavolini fuori, ci sono i fiori, perché c'è l'erbaccia. C'è cioè, sì, sì, una serie sì. di cose che incomincia... No? che fino a ieri avevi lasciato lì e hai detto: ma sì, poi vedremo adesso. <ride> no? sì, eh, un po'. Però fossero questi tutti i problemi. Ma no, certo, <ride> però mi, mi viene cioè tenerezza, chiaro, no? Chiaro. Eh, tenerezza è anche. come posso dire? Ti comprendo perché ogni è, è quasi come dire cambio, rinasco, ri, sì. ri, ricomincio da capo. E da una parte è meno male, dall'altra comunque uno prova tante emozioni contrastanti. Eh, sì. Voglio salutare ancora un po' di persone al volo prima di lasciarci. Eh, Doriano Missora Milano, Daniele Granzotto, ciao. Roberta Colombari, Teo Barbetta da Parigi, ciao Teo, come va da voi? Rolo e Chiara Monteleone, ciao ragazzi. Giacomo Bianchi, una, ciao, Giacomo. un abbraccio ti manda. Eh, Claudio Vitrani, ciao, Claudio. DJ, il nostro DJ, che dice è come cambiare vita. Ti capisco, Alfonso, eh. è un'incognita. È un'incognita. Giacomo Bianche, Bianchi, Bianchi. Scusa, rispettando le norme si può, con un bel, certo. <ride> con un bel gesto di, di resistenza e resilienza. Maria Galano, un abbraccio grande e eh, Teo Barbetta ci manda un ciao con Tanteo dalla Francia. E su questi saluti e tutti gli altri che noi salutiamo sempre, chi ci ha ascoltato, chi ci ascolterà, eh, ehm, li salutiamo tutti li ringraziamo perché eh, sognare si può e non, e non è peccato quindi Aldo Baraldo e tutti gli altri no, sì. sono pronti a ripartire pronti, dai, io do l'appuntamento a lunedì prossimo sempre alle 15 sperando di, ehm, di dare di, proprio di, di dare un programma ecco eh? un <ride> programma <Incominciamo> dall'inizio noi <ride> diciamo allora ci vediamo il primo maggio, se volete, prenotate perché ci sarà XY X y, esatto. Esatto, benissimo esatto. molto, Dai, molto siamo... volentieri. E quindi un abbraccio a tutti, ciao a tutti, ciao, a lunedì prossimo! Ciao.